Vattene. Qua, 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 venite qua, correte, andiamo. Su, su, dove vai? Qua, qua, ecco, qua. Salta, coraggio, Gecko, salta. Forza, forza, Gecko, salta, salta. Su, su, coraggio, coraggio. Coraggio, Gecko, andiamo. Ah, Anthony. Salve, George, è pronta quella roba da firmare? Stiamo aspettando suo zio, verrà? Chi lo sa? Stamattina si è messo in testa di ammaestrare i suoi cani. Stupide bestiacce! Bestie senza cervello! Ai miei morso! Bestiaccia! Stupido, ingrato animale! Ecco, mi sanguina! Felton! Thomas! Dove diavolo siete? Portate subito via queste bestie! Vance! Mi hanno dato un morso! Ah, Baines, non potrebbe annunciarci al signor Richmond? Noi dobbiamo tornare in città. Il signor Richmond ha avuto un piccolo incidente, signore. Uno dei cani l'ha morso. Scusi, signore, vado a medicarlo. Ma ci mancava questo contrattempo. Questo significa per oggi nulla da fare con il vecchio. Ma deve approvare questa minuta prima della riunione. Intanto la vedo io. Maledetta bestia! Dov'è quell'infermiera? Perché non è qui? È già in viaggio da Londra, zio. Com'è che viaggia? A piedi? E tu dove sei stato? Che cos'hai lì? Un contratto che stavo esaminando. Ho pensato che tu non volessi perderci tempo. Lo hai pensato? Dammelo qui. Questa mano mi sanguina, fasciala più stretta. Abolire questa clausola sulla sospensione della produzione. La questione di Toronto deve essere posposta di un mese. La numero 7 e la numero 8, via. Ma suo nipote pensava... Non mi interessa quello che pensa mio nipote. Rifatelo. Datti da fare, Baines, muoviti. Questa maledetta mano mi fa male. Chiama il dottor Murray e cerca di sbrigarti. Grazie, signori. Dove stai andando? A chiamare il dottor Murray. Sbrigati, perché hai fatto tardi. Beh, lo sai com'è Londra, zio? No, non lo so. Chi ti ha trattenuto? Il tuo sarto, la tua manicure, il tuo parrucchiere? Eh? Dovresti proprio firmarlo oggi, zio, altrimenti invocheranno la clausola della penale e ci costerebbe denaro. Maledetto imbroglione. Ti puoi fidare. Faranno le correzioni che hai detto. Fidarmi? Sciocchezze, io non mi fido di nessuno. Controllerò personalmente le correzioni prima della riunione di consiglio. Fallo sul serio. Ma dov'è quell'infermiera? Ne ho bisogno. È in arrivo, zio, te l'ho detto. E la voglio anche carina, non una delle solite vecchie megere. L'ultima che mi hanno mandato aveva i baffi. Mangiava formaggio di capra tutto il giorno e si sentiva lontano un miglio. Andiamo, andiamo. Dov'è il dottore? Mettetemi a letto. Sono malato. Sì. Schiappa. Quell'alfiere lo hai lasciato indifeso. Per attirare la tua regina. Ascolta. Che effetto straordinario. Il sottovalutato Berlioz. Che calore, un uomo pieno di passione. Scacco. Ma non è matto. Non ancora. Cominci che sembri un esperto, ma alla fine crolli. Come tuo padre. Non hai forza, non hai resistenza. Sotto pressione ti afflosci. Sono stanco. Che stai aspettando? Cambia il nastro. Ma dov'è l'infermiera? Quanto ci mette? Mi fa male questa mano. Ho mandato la macchina alla stazione. Ha promesso di arrivare col treno di stasera. Promesso? E l'hai presa in parola? Sei un ingenuo. Promesse a vuoto è una piaga nazionale. Nessuno le mantiene, sì? È arrivata. Era ora. Vediamo un po' com'è fatta. Avrà i baffi, naturalmente, e puzzerà di... Trattala sudore. Bene, ho esaurito tutte le agenzie. Imbecille, basta dire che serve per me. Avanti, ragazza! A mio zio non piace che la gente gli si avvicini troppo. Perché così tardi? È tutto il giorno che aspetto. Si comincia molto male. Avevo bisogno di dormire un po'. Il mio paziente è morto ieri notte. Per colpa sua? Li ammazza tutti, vero? Beh, ci rinunci con me. Che ti ha detto di spegnere? Riaccendilo. Più forte. Mi hanno detto che si è ferita ad una mano. Posso vedere? Domani la vedrà. Nome? Maria Marcella. Straniera? Naturalmente, ho lasciato fare a te. Lei si lava regolarmente, miss... Certo, signor Richmond.
Mi lavo tutte le mattine. È necessario nella mia professione. Molto bene, allora. Ha un buon profumo. Non puzza di formaggio di capra, grazie a Dio. E niente baffi. Dille quello che deve sapere. Mio nipote. Ci conosciamo. Cosa? E come? Ho subito un'ispezione stamattina. Ho creduto opportuno esaminare Miss Marcello personalmente. Non approvo i tuoi gusti in fatto di donne. L'accompagno in camera sua. Più forte, non sento! Un caso difficile. Un paziente difficile. Spero che lei voglia restare. Non ho nessuna fretta. Il cuoco è bravo? Era al Savoy. Farò mandare su qualcosa. Grazie. Questa è sempre stata la camera dell'infermiera. E quanto di meglio possiamo offrirle. Dopo cena darò un'altra occhiata al paziente. Ha sentito cosa ha detto mio zio? Se ne parla domani. La sua fotografia non le rende giustizia. La mia fotografia? È una cosa importante? L'aspetto è sempre molto importante in un'infermiera. Ho dovuto scegliere attentamente. Nel passato sono stati commessi molti errori. Ma so di essere cascato bene questa volta. Oh, 10 minuti all'agenzia. Come può conoscermi? Si sbaglia, Maria. So molte cose sul suo conto. I suoi precedenti, il suo passato. La mia vita privata non è cosa che la riguardi, signor Richmond. Mio zio non è un uomo facile a trattarsi. È abituato ad avere ciò che vuole. Tutto ciò che vuole. No, ci vorrà molto tatto e una grande dose di pazienza. Penso che lei abbia tutte le qualità necessarie. Sono un'infermiera diplomata e sono abituata ai pazienti difficili. Non deve sapere altro di me. Buonanotte, signor Richmond. Spero che lei si trovi bene da noi, Maria. Vivere a Foxest ha i suoi vantaggi. Davvero? Lei non sembra un'infermiera. Le assicuro che lo sono. Ma è di un'infermiera che voi avete bisogno? Le assicuro che è così. Buonanotte. Buonanotte. Comodo che mangiare in camera sua, Miss... Certamente più formale, signor Richmond. Lei non approva le formalità, Miss Marcello? Oppure la disturbano i miei servi? Vuol sapere perché li uso? Sanno servire. Centinaia di anni al servizio dei bianchi. Sono schiavi per natura. Ma sono cose del passato. Oggi tutti si sentono padroni. Non c'è più senso del dovere, né rispetto. I negri non sanno più stare al loro posto, né qui né in America. Ma in Africa c'è ancora qualcuno che ci sa stare. Thomas? Un bel essere primitivo, Thomas. Nessuna pretesa, nessuna istruzione, però sa il fatto suo, vero, Thomas? Come lei vede, Miss Marcello, mio zio ha risolto il problema della servitù nel suo modo inimitabile. Tratta i suoi servi come cani e i suoi cani come servi. Sì, guardi lui, Miss Marcello. Noti quelle sue mani bianche e lisce, per favore. Buono a niente, salva guidare le Jaguar e a sedurre le donne. Non ti piacerebbe poter fare altrettanto, zio? Ridi, ridi, come faceva tuo padre. Ridi, buffone. Vivrai come lui e morirai come lui, faticando per pochi spiccioli. Signor Richmond, non credo che lei abbia più bisogno di me. La sua mano è completamente guarita. Questo, se permette, lo decido io, Miss Marcello. Se ne andrà quando glielo dirò. Ma lei non ha bisogno di me. Preferisco andare in qualche altro posto dove possa sentirmi più utile. Ad aiutare le partorienti bisognose, immagino. Non le sembra che sia più redditizio occuparsi di me? Io ricevo sempre e dovunque lo stesso salario. Lei è un'ipocrita, Miss Marcello. Sa benissimo che io posso pagarla 10 volte più di chiunque altro. Io voglio soltanto il mio salario normale, se non le dispiace. Questo lo vedremo. Intanto resti. Mi capisca. Da quando è morta mia moglie, 20 anni fa, soffro della mancanza di
Compagnia femminile. Piacevole compagnia femminile, voglio dire. Non direi che questo possa rappresentare un problema per un uomo come lei, signor Richmond. Invece è molto difficile. Come crede che un uomo come me possa trovarsi una piacevole compagnia femminile? Ordinandola per corrispondenza oppure facendomi mandare una delle mie impiegate? Non è facile. Devo essere attento. Ma sono molto soddisfatto di lei, Miss Marcello. Proprio soddisfatto. Ne sono lieta. La cena era eccellente. Buonanotte. Bene, vada pure, Miss Marcello. Vada in camera sua e domani dia fuoco a quell'uniforme. Prenda l'aspetto di una vera donna, bella e desiderabile. Metta in risalto le sue doti. Ha sentito? Quel che è stato. Ormai è finita per me. Ma non del tutto finita. Vero, zio? Sì? Anthony, posso entrare? Un momento. Gli va, genio. Gli ricordo sua moglie. Davvero? È venuto per dirmi questo? Sono venuto a chiederle scusa per il suo comportamento. È molto scortese a volte. Non c'era bisogno che me lo dicesse lei. Spero che lei resti. È molto malato. Ci sono tante infermiere. Non come lei. Io voglio che lei resti. Le donne fanno sempre quello che lei vuole, signor Richmond. Invariabilmente. Posso sedermi? No. Grazie. La trovo molto interessante, Maria. Per me lei ha molte personalità. Sul serio? Io ne conosco solo una. Mi dica com'è. Così come si vede. Molto bella. E ambiziosa. Adesso non più. Allora perché ha lasciato l'Italia? Quelle città del sud vanno bene per i turisti. Ma per le persone che ci abitano è diverso. Io non avevo più nessuno. E così sono venuta in Inghilterra. Sperando in una vita migliore? Sì. E l'ha trovata? No, non ancora. No, non voglio dirle niente di più. Mi ha già raccontato abbastanza. Maria, resterà, non è vero? La prego, se ne vada. Lei è un uomo attraente, ma non ho il minimo interesse. Né per lei, né per suo zio. Beh, è un peccato, perché siamo tutti e due affascinati da lei. Fenton, Thomas, venite qui. Qui, Rollo, fermo quando te lo dico. Sì, signore. Fa vedere ai cani quello che voglio. Signore. Mettiti giù a quattro zampe. Ecco fatto. Come se ti dovessi dare una pedata nel... Ma è ridicolo. Ora tu, Fenton, salta sopra tuo fratello. I cani ti imiteranno. Bravo, così. Molto bene. Vieni ora, Jacob. Stai attento, piccolo stupido. Su, coraggio, coraggio. Avanti, salta. Vede questi fratelli come sono affezionati a vicenda e a me? Ancora, ancora. Ancora, Fenton. Ma è una crudeltà inutile. Ora facciamo provare a Rollo. Bene, così, su, ancora, salta. Bravo, Jacko. No, non smettere, Fenton, buono a nulla. Ho visto abbastanza. Me ne vado, signor Richmond. Mandi pure l'assegno all'agenzia. Come osa? Torni subito qui, stupida ragazza. È per questo che li pago, piccola sciocca, stupida ragazza. A loro piace, le dico! Ci si divertono! Che è successo? Me ne vado. Adesso. È un mostro. È crudele. Tratta la gente come spazzatura. Hai visto cosa è successo? Sì. E lei ha detto che se ne va. Devo farle cambiare idea? No. No. No, cercano un'altra. Lasciala andare.
Riportamela. Voglio che torni qui. Sorprese? No, infatti l'aspettavo. Si accomodi. Così è qui che abita tutta sola? Sì, non somiglia molto a Foxest, come vede. Non c'è nessuno nella sua vita? Non adesso. Perché era così sicura che sarei venuto? Perché lei vuole qualcosa da me. Dice? È certa che invece non sia il contrario? Lei vuole essere pregata. Crede di conoscermi allora? Le confesso che ho perso molto tempo a cercare una come lei, Maria. Come me? Sì. Fermamente decisa a volere ciò che vuole. E cosa vorrei? I Richmond sono estremamente ricchi. Quanto crede che valgano? 1 miliardo? 1 miliardo? Quasi 90. 50 milioni di sterline. Vede, Maria, fondamentalmente lei è molto ingenua. Lei vuole, però non sa. Non sa come fare. Che cosa sta cercando di dirmi? E adesso vorrei sapere perché sei venuto. Beh, avrei da farti una proposta. Una proposta di matrimonio. Cosa ti fa credere che io ti sposerei? Vuoi lusingarmi? No, non è me che dovrai sposare, ma mio zio. Io non so. Non so se potrei resistere. È spaventosamente crudele. Con lui non si possono avere dei rapporti umani. Tu eri disposta a curarlo come infermiera. Come moglie le sue esigenze sarebbero un po' maggiori, ma non durerebbero molto. Mio zio è un ipocondriaco per un motivo logico. Sa che non vivrà a lungo. Conosco le sue condizioni. Potrebbe vivere per molti anni. O andarsene così. Ma perché lo odi tanto? Mio padre e Richmond erano soci. Ma lui lo buttò fuori. Lo rovinò, lo distrusse. Ah, fece tutto secondo le regole degli affari. Nessun melodramma. Il più debole che soccombe al più forte. Ma io non lo dimentico. Quando mio padre si uccise, fu soltanto un altro trionfo per lui. Perché avrebbe dovuto trattare in questo modo un fratello? Hai sentito in che modo affettuoso parla di sua moglie? Hai visto i suoi ritratti? Era molto bella. Era mia madre, la vedova di mio padre. No. Ma come mai ti tiene con sé? Lui sa che tu lo odi. Gode dell'odio altrui. Se tutto il mondo ti odia, anche quella è una prova di potenza. Un paio di mesi fa ha fatto testamento, un'ultima prova di odio. Tutto in beneficenza. Istituti che non conosce, di cui non gli importa. E a me, 20.000 misere sterline. Sarebbero molte per me. Una miseria. No, il patrimonio di mio zio, quello sì, che è una fortuna. Ed è per questo che tu lo sposerai. Lui cambierà testamento e tu erediterai tutto. Se come credo ho capito bene, non proprio tutto, vero? 1 milione di sterline per fartelo sposare. Non voglio altro per rendertelo possibile. Vedi, è molto tempo che sto preparando questo mio piano. Mi serviva solo la persona adatta e ora l'ho trovata. Ma chi ti dice che lui vorrà sposarmi? Puntiamo su un fatto preciso. Tu gli piaci. Se è vero che gli piaccio tanto, perché avrei bisogno di te? Mia cara, tu sei scaltra, ma per accalappiare un uomo come Richmond ci vuole più astuzia di quanta ne hai. Non puoi farcela da sola. E se provassi? Avendomi contro? Non credo. Anche col mio aiuto non è affatto sicuro. È un uomo imprevedibile, del tutto spietato. Un solo sbaglio potrebbe costarci tutto. Come sai che puoi fidarti di me? Ne sono sicuro, Maria. Credevo che fosse solo un accordo d'affari. Robert Jackson, Allied Aviation. Riferimento suo del 19 giugno. La questione rivela incompetenza da parte del suo ufficio. Comunichi le misure disciplinari che intende prendere. Richmond, porta questi nastri in ufficio. Oh, è lei, eh? Devo mettere in valigia queste medicine. Crociere, vacanze, ho una gran voglia di mandare tutto all'aria. Perché? Le farà bene. Mai stata su uno yacht, Miss Marcello?
No, e non vedo l'ora di esserci. Maledettamente scomodo. Ehi, ma che diavolo? Lei sa benissimo che le è stato proibito di fumare. Lo ha detto il dottor Morray. Il dottor Morray è una donnicciola. Senta, lo so che lo fa per il mio bene, ma ahimè è uno dei pochi piaceri che mi sono rimasti. Mi dia la chiave, questa scatola è basta. Se lo levi dalla testa. Nessuno lo saprà, un segreto fra noi due. Le è stato ordinato di non fumare, signor Richmond. Nessuno può ordinarmi mai nulla, bismarcello. Nessuno, né medici né servi. E adesso, da brava, mi dia quella chiave. Le darò 5 sterline per ognuno di quei sigari. Ce ne sono 20. Mi dispiace, ma perde tempo inutilmente. Sono qui per aver cura di lei, non per cospirare contro la sua salute. Adesso è irritata con me perché ho cercato di corromperla. Sono stato indelicato. Mi perdona? Naturalmente. Vivo tra gente che farebbe di tutto per i soldi. Lei è diversa. Dovrò imparare. Guardi. Le piace? È magnifico. Per lei, un'offerta di pace. Oh no, signor Richmond, non potrei mai accettarla. Lo ammetta, se non mi comporto bene può sempre restituirmelo. Oh, lei è molto gentile, ma... La prego, non potrebbe essere portato meglio. E adesso infili la chiave nella serratura e tiri fuori quei sigari. Lei potrebbe essere quasi simpatico, signor Richmond. Perché preferisce comportarsi come un verme? Meglio portarci un po' di sigari. Ho telefonato a Southampton. Il capitano sarà pronto a muovere con la marea di stasera. Manda quei nastri in ufficio. Maledetta ragazza, chi crede di essere? Volevo proibirmi di fumare. Ho voglia di lasciarla a terra. Vuoi che ne chieda un'altra all'agenzia? No, no. Se vuoi le parlo io. Oh, per quello che servirà. Ha fatto benissimo a non darmi quei sigari, Miss Marcello. Ho risparmiato 100 sterline. Ne tengo più di una scatola nel mio studio. Volevo solo controllare il suo carattere. Lei si sta comportando in modo egregio, Miss Marcello, in modo eccellente. Per un uomo nelle sue condizioni, signor Richmond, fumare un sigaro rappresenta un mese di vita. Cerca di spaventarmi? Io non ho paura di morire. Personalmente trovo che lei è molto coraggioso a sperperare il piccolo capitale rimasto. Mi permetto di farle notare che la sua posizione non le consente di insultare mio zio. Porterò la sua roba nella macchina. Licenziala subito. Quando vorrò i tuoi consigli, giovanotto, te lo farò sapere. Credo di aver preso tutto, zio. Lo spero, bene. Perché sta seduta così lontana, Miss Marcello? Lei dimentica le istruzioni che ho avuto, signor Richmond. Ascolti questo. Che leggerezza, che grazia, che serenità. Lo consideravano un seccatore, Beethoven. Un contadino maldestro e ignorante. Privo di umor e di buone maniere. Teneva la gente a distanza. Lei mi considera una specie di mostro, non è vero? Solo quando cerca di intimidirmi.
Alla gente piace essere intimidita, trovano conforto nella forza. Si lamentano eppure provano una certa serenità. Lei era serena accanto a me. Sua moglie? Mi era devota, Nathalie. Non mi considerava né un seccatore né un ricco stravagante. Devota. Questo è tempo passato. Feci costruire questo yacht per la nostra luna di miele. Adesso è un po' fuori moda. Ma non ho mai voluto rimodernarlo. Ma forse la annoio. Oh, niente affatto. Ero un uomo diverso. Molto attivo. Non solo con la mente. Anche Nathalie amava la musica. Davamo splendidi ricevimenti. Il denaro lo usava solo per la musica. Il resto non le interessava. Dicevano che mi aveva sposato nonostante il mio denaro. Dio solo sa cosa trovasse in me. Però mi era devota. In tutti i nostri anni di matrimonio non alzò mai la voce contro di me. Non mi fece mai fare qualcosa per forza. Era una donna eccezionale. È stato fortunato. Morì soffrendo molto. Il buon carattere non difende dalle malattie e dalla morte. Quindi a che pro averlo? Mi stava parlando di tua madre. Di come le piacesse la sua forza dopo la debolezza di mio padre. Di come lo amasse nonostante i suoi soldi. Era sinceramente triste quando ha parlato della sua morte. Ti ha raccontato cosa disse un attimo dopo la sua morte? No. Disse, tu mi hai dato tutto e non hai preso niente. Eri una donna molto stupida. Ma non diventiamo sentimentali, eh? C'è un gran miglioramento da quando lei si occupa della mensa, Miss Marcello. Grazie. Miss Marcello sarà presto in grado di comandare anche lo yacht. E questo cosa vorrebbe dire? Niente, zio. Che i suoi compiti di infermiera non sono gravosi. Amburgo in linea, signore. Kramer? Allora, ha parlato col ministro? Al diavolo il trattato. Conosco quella clausola meglio di lui. Credevo che mi avesse detto che tutto era a posto. Vuole che vada direttamente dal cancelliere? E insomma, la vogliono questa fabbrica? Se non mi danno una risposta entro le 24 ore, porterò il progetto da un'altra parte. Mi faccia sapere qualcosa. Portalo via, porta subito via quel pollo. Prego, lascia i piatti dove sono. Ha sentito mio zio, Miss Marcello? Se non sbaglio, mi ha incaricato lei di occuparmi della mensa, signor Richmond. Infatti è vero, Miss Marcello, però si dà il caso che io detesti il pollame. Lo so, il pollo è per noi. Per lei ho fatto preparare del pesce. Debbo chiederle, Miss Marcello, di non contraddirmi davanti al resto della servitù. Il cuoco è licenziato appena tocchiamo terra. Il cuoco non c'entra in questo caso. Sono io che ho cucinato. Ma signore. Non ammetto che i miei ordini non siano rispettati. Portate del pesce ai miei ospiti. E dato che è in piedi, capitano, metta su un po' di musica. Tony. Chiudi. Tony, io non ci resisto, non ce la faccio. A volte sembra quasi umano e poi a un tratto si comporta come un pascio. E tu lo incoraggi. Devo combattere contro tutti e due. Fa parte del gioco. Hai notato che io ho sempre torto. Mi metto contro te e lui ti difende. Funziona a meraviglia. Dici? Per te forse. Non per me. Mi hai preso per qualcosa che non sono, che non sarò mai. Ti ho preso per una donna. Una donna molto ambiziosa. Credi che desideri solo il denaro? Le altre cose? Puoi avere anche quelle. Potremmo averle insieme. Che
facendo in coperta? Portami un sud-ovest! Su, fa presto! Sì, signore! Il capitano insiste per tornare indietro! Digli che vada al diavolo! Se non rientriamo in porto, declino ogni responsabilità! Maledizione, sono io l'unico a bordo con un po' di fegato! Di che diavolo si preoccupa? Della sicurezza della mia nave! È mia la nave, se ne ritorni in timoniera! Gli ordini li do io! Fratello, è caduto in mare! L'amo in mare! Dai, ripescatelo! Resisti, Fenton! Resisti! Aiutalo! Fenton, aggrappati! Dov'è? Fatemelo vedere! Resisti, Fenton! Reggiti forte! Non mollare! Glielo avevo detto che era meglio tornare in porto. E perché non l'ha fatto? È lei il capitano qui a bordo. Lui fa quel che gli dico io. La smette di preoccuparsi. Rientri in porto. Che cosa ha da guardare? Vedo che è soddisfatto. Che ha gustato ogni momento. Si vergogni. Lei è un mostro. Portatemi da basso. No, cosa fai? Portalo nella mia cabina. Riposati. Cerca di dormire. Domattina starà bene. Vuole farlo star qui fino a domani, signorina? Starà più comodo che nell'alloggio dell'equipaggio. Io dormirò nel salone. Grazie, signorina. Perché lavorate per lui, Thomas? Siamo una famiglia molto numerosa. Mandiamo dei soldi. Ci sono altri modi per guadagnarsi un salario. Non è solo questo. I miei parenti lavorano per il signor Richmond nelle miniere di rame. Dobbiamo fare quello che vuole lui. Io no. Ci vuole lasciare, signorina? Sì, appena attracchiamo. E se vuoi un consiglio, fallo anche tu, insieme a tuo fratello. Forse siamo troppo avidi. Non lo siamo tutti. Lei no. Sono contento che se ne vada, per il suo bene. Ma staremo peggio senza di lei. Buonanotte, signorina. Buonanotte. Scusate. Sto cercando un posto per dormire, una stanza. Avete una stanza? Solo per una notte? No turista qui. No camera. Hotel? Sì, hotel. Mi può accompagnare? Muy lejos. Sono disposta a pagare. Muchas gracias.
grazie. C'è nessuno? Che chiede, signorita? Voglio una camera, per favore. Muy bien. Passaporte? Sì. Por aquí, por favor. Alzati. Alzati e vestiti. No, non voglio più tornare. Alzati! È inutile, non tornerò mai più. Senti, stupida, che hai intenzione di fare? Tornare al tuo paese, fare l'infermiera e poi sposare un cameriere? Perché no? Si era fatto un patto. Non posso mantenerlo, mi dispiace. Lo manterrai. Ti ho trovata io, ti ho scelta. Trovatene un'altra, ce ne sono milioni di donne. Io ho scelto te, per quello che eri. E tornerai a bordo. No. Mi sono liberata di lui. E anche di me. Ti sei liberata anche di me. Lasciami, mi fai male al braccio. Lo sai cosa vuoi buttare via, cosa vuoi perdere? Foxest è tutto quello che significa. Ma c'è anche lui, Richmond. Sì, ma non per molto. Neanche un'ora di più. Mi dispiace, Tony, ma è finita. Anche tra di noi? Maria, anche con me è finita. Ti aspetto di sotto nel camioncino. Addio, Tony. Se mi rivuole, dovrà venire lui stesso a prendermi, personalmente, qui, oggi, adesso. Non ci sperare, non sa nemmeno che te ne sei andata. E allora diglielo. Non è questo il modo migliore, Maria. Non con Richmond. Tu mi hai detto che devo essere dura. D'accordo, fallo venire qui. L'aspetto. E se lui si rifiuta? Allora è finita. Una volta per sempre. Salpiamo per Palma al tramonto. Dì al capitano che non faccia il broncio come una bambinetta. E dì a Miss Marcello di tornare in sé. Non intendo aspettarla. Miss Marcello? Miss Marcello ha lasciato la nave. Davvero? Forse è andata a far spese. Bugiardo! Torni adesso dall'averla vista. Non è così? Sì, è vero. Non vuol tornare a bordo. Tornerà, invece. Sta bluffando. Tornerà, e come? Io non ci conterei. Che cosa le hai offerto per convincerla? Ma niente. Le ho ricordato quello che lei significa per te. Non significa niente per me, niente di niente, è un'infermiera. Ma in tal caso non è un problema. Torna subito qui. Penso io a convincerla, zio. Ti ritieni davvero irresistibile? Non lo so. Ma tu la vuoi e non puoi averla. Credi che io non possa? Credi che se proprio la volessi non riuscirei ad averla? Sono sicuro di no. Lei è come le altre, maledette donne. Pensano solamente... No. No. Vada all'inferno. Dì al capitano di salpare appena hanno finito le riparazioni. Adesso vattene. Vattene!
Capitano! Signore, pronti a salvare? Invece no, io vado a terra. Cosa adesso? Adesso, signore? Chiami uno dei miei servi. Verrò anch'io con te, signore. Tu resterai qui, uno dei miei servi. L'accompagno io, signore. Dilli dove si trova. Il signor Richmond la sta aspettando di sotto. Signorina, tornerà a bordo. Si siede. Vuol bere? Fa caldo. No, grazie. Quel dannato camioncino. Allora, che cosa ha da dire? Perché ha lasciato lo yacht? Credevo che fosse evidente. Lei è troppo sensibile. Fenton è stato maldestro. Per poco non lo uccideva. E si divertiva anche a guardarlo. Miss Marcello, ci sono certe cose in un uomo... In un uomo malato, un vecchio paralitico che neanche lei, un'infermiera, può comprendere, anche se volesse farlo. Perché uno diventa quello che è, perché agisce in un modo anziché in un altro. Dopo, lo ammetto, mi sono vergognato. Ah, dopo? Sì, soltanto dopo. Senta, ora è inutile perdere tempo, lei sa perché sono qui. Cosa vuole per tornare con me? Crede sarebbe troppo chiedere che lei mi faccia delle scuse. Le darò del denaro. Ha già provato a farlo una volta. Allora tutte le volte che faccio o dico qualcosa che non le piace, io dovrei umiliarmi. No. E poi comunque lei cosa ci guadagnerebbe? Ci sono certe cose in una donna che forse lei non riesce a comprendere. Può darsi. Lei è una donna eccezionale e molto bella. E io credo, spero, gentile. Vuole usare i complimenti invece delle scuse che mi dovrebbe? È capace anche di eccessive imposizioni. Non ho chiesto mai scusa a nessuno io, sin da quando ero bambino. Anche mio padre era uno che sapeva imporsi. Bene. Le chiedo scusa. Grazie. Lei torna con me. Quando non mi servirà più come infermiera? Andrò in qualche altro posto dove io possa essere utile. Mi guardi bene, voglio che lei mi risponda onestamente. Lei mi trova ripugnante? Dipende dal suo umore. E vedermi così ridotto in questa sedia, questo non le ripugna? Niente affatto. Il mio denaro, quello le ripugna? Quando lo adopera per far del male agli altri. Le ho detto che tornerò con lei sullo yacht. Perché vuole torturarsi con tutte queste domande? Non è evidente. Voglio scoprire che cosa pensa di me. Non ho mai parlato così a nessuna donna in tutta la mia vita. E non lo faccia ora. La prego. Voglio farlo. Maria vuole sposarmi. Che cosa ha detto? Crede che non mi sopporterebbe? Voglio una risposta sincera. Perché sta tremando? È emozionata? Ha paura? No.
Sono io che ho paura. No. Le fa male fumare? La prego, mi risponda, Maria. Io non so che cosa dire. Quanto posso vivere? Non a lungo, eh? Anche senza i sigari. Torniamo sullo yacht. Venga. Con questo anello io ti sposo. E di tutti i miei beni terreni ti faccio dono. Io vi dichiaro marito e moglie. Tuo zio è un diavolaccio fortunato, eh? Già, pare che quella donna lo renda felice. Grazie. È una gran bella donna. Sì, ma è una di quelle donne che invecchiano molto presto. Quando avrà 40 anni... Caro, lui non ci sarà più. Congratulazioni. Grazie. Credo che ora ti lascerò sola, cara. Non sopporto la vista di questi lupi che tracannano il mio champagne. Oh, Charles, vengo anch'io con te. No, 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 non ci pensare neppure. Non roviniamo la festa. Oh. Thomas, portami via. Tu resta e divertiti. Buonanotte. Sei tu. Non ti avevo vista. La ricchezza ti si addice, Maria. Hai fatto bene a giocare il tutto per tutto pur di ottenerla. Mi fai sentire come se avessi commesso un delitto. Ha voluto sposarmi lui. E non credo che se ne pentirà. Ho intenzione di essere onesta con lui. Spero che questo non significhi che hai intenzione di essere disonesta con me. Ricordati, 1.000.000 sterline. Me lo ricordo, certo. Sai che puoi fidarti di me. Devi aver pazienza durante la mia luna di miele. Il matrimonio è soltanto il primo passo, Maria. Il resto verrà da sé se lo renderò felice. Sembra già un'altra persona. Non hai visto stasera? Sempre cortese con tutti. Voglio proprio renderlo felice. Sì. E io? Sono messo da parte? Non dire sciocchezze. Sarò leale anche con te. Sì? Mi scusi, signore. Il signor Richmond mi ha fatto dire che domani voleva pescare e ho prenotato un motoscafo per le 10. Ah, grazie, capitano. La signora riferirà. Sì, signore. Tutto bene, non credo abbia visto niente. Non c'era niente da vedere. No? Cosa vi dicevo? Oh, oh, è un mostro! Ci farà divertire un bel po'!
Reggiti forte, Maria! Sarà meglio che le diamo una mano, signore. Sì, lascia che ti aiutiamo. Levati di mezzo, so tirare a bordo da me quello che pesco. Fa come dice lui, ti prego, Charles. Lascia che ti aiuti. Non ho bisogno di nessuno. È troppo forte per lei, signore. Prego, Charles, lascialo andare. Non ne vale la pena. Devo prenderlo, maledetto. Me l'hai fatto scappare. Perché? Perché l'hai fatto? Che potevi ucciderti. Cosa te ne pare? Vuoi il mio parere come parente o come segretario? Vuoi dire che tu non lo approvi? È un documento molto preciso, molto chiaro. Lasci a lei tutto il tuo patrimonio. Non sei ancora soddisfatto? Ho raddoppiato la somma destinata a te. Non ti basta ancora? Vuoi di più? Vuoi tutto? No, mi fa piacere che tu abbia trovato chi lo meriti. A parte i cani di casa, naturalmente. Chiama i testimoni. Maria! Non scottarti quella bella pelle! Stanno venendo su. Insisto a dire che stai facendo uno sbaglio. Tu credi che mi abbia sposato per i miei soldi? E tu cosa credi? Ti darò una notizia sensazionale. Non ho mai pensato che mi sposasse per la mia avvenenza. Però le piaccio. Di quello che vuoi, ma è la verità. Le piaccio. Buongiorno, signore. Allora, firmate qui. Tutti e due. Avallate la mia firma. Perché non aspetti ancora un po', zio? Credo che sia uno sbaglio lasciare tutto a lei così presto. La conosci appena. Non è da te essere così precipitoso. Su, firmi. Ora firma tu. Molto bene. Potete tornare allo yacht. Non mi parlare più così davanti agli altri, capito? Mai più. Portalo ai miei avvocati appena torniamo a casa. Dove sta andando? Preferisce nuotare in mare. Non mi piace che vada fuori sola. È una brava nuotatrice. No, è pericoloso nuotare da sola in queste acque. Va con lei.
Ce l'hai fatta appena. Sei troppo preziosa per correre di questi rischi. Comunque, è così che la pensa tuo marito. È lui che ti manda a badare a me? Sì. E ho buone notizie. Si è decisa. Ha rifatto il testamento. L'ha già fatto. Dici davvero? Mm-hmm. Malgrado le mie proteste. Firmato coi testimoni. Oh, ti lascia tutto. È meraviglioso. Così abbiamo vinto, allora. Oh, non ancora. Dovrò far registrare il testamento dagli avvocati appena torniamo in Inghilterra. Ma nel frattempo bada alla salute del vecchio. Lo farei comunque. Tagliargli quella lenza ieri è stato un colpo di genio. Ti sembrerà strano, ma l'ho fatto solo per lui. Temevo che fosse pericoloso per la sua vita. Prima che cambiasse il testamento, certo. Non volevo affatto dire questo. Ti piace fare la parte della signora Richmond, vero Maria? È proprio quello che volevi, non ti ricordi? Perfetto. Ora che hai i quattrini del vecchio, vuole prendersi anche quello giovane. Te l'ho detto che sarei stata leale con tutti e due. Salve, mia cara. Salve. Ti disturbo, forse? No, no. È un'ottima trasmissione da Monaco. La sto registrando su nastro. Mi diverto così quando sono solo. Mi sai dire che cos'è? Beethoven? Sì, ma che cosa? Lo sai che non sono buona a indovinare. Il Fidelio. Oh, così pieno di forza, di vitalità. È la storia di una moglie devota. Fidelio. Sai una cosa, Maria? Da ragazzo volevo diventare direttore d'orchestra. Sarei anche riuscito. Ho autorità. Mio padre la pensò diversamente, mi mandò per il mondo a comprare. Tutto quello che mi piaceva lo portavo a casa. È diventata un'abitudine. Comprare quello che mi piace. E io ne sono contenta, Charles. Moltissimo. Sono convinto che lo pensi. Sì, è così. Sorprendente. Adesso dormi, caro. Domani arriviamo. Devi riposare bene stanotte. Sono lieto che tu ti preoccupi per me. Perché non dovrei? Mi fa piacere tornare in Inghilterra. Quel paese mi fa sentire più a mio agio di qualsiasi altro posto. Sempre, fin da quando ero giovane. Non so bene perché. A quei tempi potevo camminare. Che campagna. Voglio che piaccia anche a te. Oxhurst è tua adesso. La miglior cosa che abbia tirato fuori da una vita avida e vuota. Non ti ci devi sentire sola come me. Goditi la vita. Divertiti. Cerca di essere felice. Io esigo che tu sia felice. Oh, Charles. Come si può ordinare ad una persona di essere felice? Però lo sono. Lo sono davvero. Ecco il sonnifero se dovessi svegliarti. Ma non lo lasciare lì. Bevilo, rimettiti a dormire. Tutto quello che vuoi, sei la mia infermiera. Sono tua moglie. Proprio così, mia cara, proprio così. Maria, devo proprio dirtelo. Sono stato felice in queste ultime settimane. Non lo ero stato per anni. Te ne sono grato. Buonanotte.
Buongiorno, Thomas. Si è alzata presto, signorina. Voglio dire, signora Richmond. Sì, non riuscivo a dormire. Tra quanto tempo arriveremo? Un'ora e mezza, forse. Ci penso io alla colazione del signor Richmond. Buongiorno, signora. Prepari una dose abbondante di caffè, che sia forte. Sì. E due uova. Bene. E copra il piatto così non si raffreddano. Sì, signora. È così contento di tornare in Inghilterra. Voglio che abbia una vera colazione all'inglese. Buongiorno, Charles. Si vede già la costa inglese. Ti ho preparato le uova col bacon. Che cosa ne dici? Charles? Charles? Tony. Salve. È morto. Charles è morto. Che cosa? Morto? Mio Dio, e come? Non lo so. Sono entrata nella sua cabina per far colazione con lui. Aveva gli occhi aperti e fissi. Sei sicura che è morto? Non sarà svenuto? È morto. È un bel guaio. Il testamento non è valido, non è ancora registrato. Tu non prenderai un soldo. Tutti questi mesi di attesa, tutto quel denaro. Ed eravamo tanto vicini, questione di ore. Un momento. L'hai detto a nessuno che è morto? No. Sei sicura? Sì, sono venuta subito da te. Bene, c'è una speranza ancora. Ma cosa dici? Vieni, presto. Coraggio. Andiamo. Sì, è morto. Non provi nulla. E cosa vuoi che dica? Chiamo il capitano. No. Sta a sentire bene. Lui non è morto. Se tu vuoi quel denaro, lui è vivo. Ma... è ancora vivo. Ma se ne accorgeranno tutti. Non lo saprà nessuno. Vai in cucina, prendi la sua colazione, portala tu stessa e resta un po' qui. No, dirai Tony, a tutti che è stanco e che vuol dormire ancora. Poi raggiungimi nel salone, ma chiudi a chiave questa porta. Tony... potrebbe ancora andarci bene. Tutto a posto? Sì. Sorridi. Non fare quella faccia. Ma cosa faremo ora? Te l'ho detto. Fa come se fosse ancora vivo. Come puoi dire questo? Arriveremo tra circa due ore. Lui scenderà a terra. Il matrimonio, il viaggio, lo hanno affaticato. Non vorrà parlare con nessuno. Io farò registrare il testamento a Londra. E poi lui morirà di un attacco cardiaco. Ma il dottore se ne accorgerà. No, manderò io un dottore.
uno che per un compenso dichiarerà che è morto a Fox. Come si farà a portarlo a terra? Spingerai tu la sua sedia. Ci sarà la macchina al molo. No, non ci riesco. Ascolta, lui voleva lasciarti il suo denaro. Se vuoi rispettare il suo desiderio, devi fare come ti dico. Va nella sua cabina, ti raggiungerò. Ti avevo detto di chiudere la chiave. I suoi vestiti, Maria. Aiutami a portarlo a terra. No, avrò da fare con la dogana. Non ce la farò da sola. Non posso. Non sarai sola. Thomas ti aiuterà. Se ne accorgerà. No, se mantieni la calma. Pensa a quello che significa per noi. Oh. Il tragitto dal molo fino a casa è breve. Appena portato in camera sua, chiudi a chiave. Non fare entrare a nessuno, eccetto il dottore. Te lo manderò al più presto possibile. D'accordo? Dammi da bere, ti prego. Mi raccomando, fa tutto come ti ho detto. Charles, non voglio che tu parli adesso. È umido. È piovigina. Ti prego, tieni la sciarpa sulla bocca. Ecco, così. Lascia stare, caro. Ti spingo io. Sente meglio, signore? Meglio, grazie. Ma non lo affatichi, la prego. È tutto pronto, signore.
tutto bene, zio? Gli ho detto di non parlare. Non voglio che l'aria fredda... Hai ragione. Mettila in macchina. Hai un fiammifero, John? Il signor Richmond vuol fumare, io ho lasciato l'accendino in un'altra giacca. Sì, signore. Ecco qua, zio. Soltanto una, eh? Ricorda quel che ha detto il dottore. Prego. Grazie, John. Prego. Salve, Baines. Conosci già la signora? Certamente. Benvenuta a casa, signora. Il signor Richmond sta male, purtroppo. C'è il caminetto acceso nella sua stanza, signora. Grazie. Ah, mi permette. Si è addormentato. Fa attenzione quando lo spingi. John, portami subito a Londra. Sì, signore. In ufficio sapranno dove rintracciarmi. Là, davanti al fuoco. Grazie, Baines. Devo preparare il pranzo, signora. Più tardi, forse, se il signore si sveglia. Non ci disturbi se non la chiamo. Benissimo, signora. Signor Anthony Richmond, prego. Ma quando deve rientrare?
Gli dica che ha telefonato la signora Richmond. È urgente. Posso prendere il carrello, signora? Il signor Richmond sta dormendo. Suonerò se mi serve qualcosa. Benissimo, signora. Buongiorno, signore. Sì? Che cosa vuole? Ho preparato la colazione. Non ho appetito. Ma forse il signor Richmond gradirà qualcosa. Non si sente bene. Allora permetta che chiami il dottore. L'ho già chiamato io, il dottore. Lo aspetto da un momento all'altro. Lo accompagni su appena arriva. Non è niente di grave. Ha solo bisogno di riposo. Lo chauffeur aspetta di sotto. Devo dargli qualche ordine? Non per il momento. Grazie, Baines. Il signor Richmond. Allora trovatelo. Io voglio il signor Anthony Richmond, capito? Signora Richmond, mi chiamo Lomer, sono venuto per suo marito. Oh, grazie al cielo, si accomodi, la stavo aspettando. Perché non gli ha chiuso gli occhi? Ecco, non volevo. Non potevo toccarlo. Siete tornati ieri in Inghilterra? Sì. Quando è morto suo marito? Sullo yacht, prima che arrivassimo. Quale crede sia stata la causa della morte? Il cuore. Era molto ammalato. Poteva andarsene in qualunque momento. Chi lo ha portato quassù? Il maggiordomo. E non si è accorto di nulla? No, credeva che stesse dormendo. Ma se lei sapeva che era morto, perché l'ha portato fino a casa? Perché non ha informato la polizia portuale quando siete arrivati? Ma perché mi fa tutte queste domande? Dottor Lomer, lei... Dottor Lomer? Temo che ci sia un malinteso. Mi ha chiamato Baines, io non sono un dottore. Sono un ispettore di polizia. Oh, ma... Buongiorno, Baines. Buongiorno, signore. La signora Richmond sta aspettando. Prima di vedere la signora Richmond, ci sono due o tre domande che vorrei farle, Baines. Certo, signore. Il signor Richmond era vivo quando lo ha portato di sopra? Ne è assolutamente sicuro? Sì, signore. Era addormentato. Addormentato? Non potrebbe essersi sbagliato? Forse era morto? No, signore. Ne è proprio sicuro? Certo, signore. Perché?
Ho sentito che respirava. Lo ha proprio sentito? Ho un udito perfetto, signore, e ci vedo ancora benissimo. Nessuno è entrato in camera del signor Richmond oltre sua moglie? Soltanto io, signore. Ho portato la cena col carrello e poi l'ho ritirato. Per due? Sì, signore, hanno cenato tutti e due. Capisco. Quando le sono venuti i primi sospetti? Quando sono salito ieri mattina e la signora Richmond non mi ha fatto entrare. Non ha voluto che servissi la colazione. Ho visto il signor Richmond ancora seduto sulla sua sedia e ho capito che qualcosa non andava. Non andava? Che lui era morto. Così ho chiamato lei. Mi permetta, signore. Grazie. Avanti. Lei sostiene ancora che suo marito è morto sullo yacht, signora Richmond? Sì, è così. Che cosa fece quando entrò nella cabina e lo trovò morto? Suonai subito il campanello. Davvero? E non venne nessuno? No, non capisco perché, ma credo che il campanello non funzionasse. Perché non andò subito dal capitano? Non andai subito dal capitano perché... perché ero troppo sconvolta. Capisco. Quali erano i suoi sentimenti verso il signor Richmond? Lo trovava una persona facile a trattarsi? Il suo carattere era molto cambiato. Il matrimonio l'aveva addolcito? Sembrava di sì. Però era sempre piuttosto difficile. Non per me. Era felice. Un uomo felice e desideroso di vivere? Lo descriverebbe così? Aveva un gran desiderio di vivere, malgrado le sue condizioni. Prima del matrimonio lei era la sua infermiera, vero? Sì. E dopo il matrimonio lei ha continuato a curarlo? Naturalmente. Quindi le medicine che lui prendeva, sedativi, sonniferi, eccetera, glieli dava lei? Nessun altro? Nessun altro, no. Poteva prendere medicine senza che lei se ne accorgesse? No. E dal momento del vostro arrivo nessuno ha avvicinato suo marito eccetto lei? No. Quali medicine gli ha dato? Nessuna, gliel'ho detto. Era già morto da alcune ore. È quel che lei dice. Ma se invece fosse morto qui in casa... Lei è l'unica persona che era presente. Ma no, non è esatto. È morto sullo yacht per un attacco cardiaco. Dovunque suo marito sia morto, non è per attacco cardiaco, ma per avvelenamento da barbiturici. Suo marito è stato assassinato, signora. Questo non è vero. Non posso crederlo. Ma è impossibile. Non può averlo ucciso lei. L'ha incriminata? Non ancora. Quali erano i suoi rapporti con la signora Richmond? Del tutto normali. Non riesco ancora a crederci. Però lei non approvava il matrimonio con suo zio. Ecco, al principio no. Temevo che lo sposasse per il suo denaro. Capisco. E dopo il matrimonio, ha mai avuto il sospetto che desiderasse liberarsi di lui? Oh, santo cielo, no. Anzi, sembrava che gli si fosse sinceramente affezionato. La signora ha chiesto di parlare con lei. Ha qualche obiezione? No, nessuna. Voglio aiutarla in tutti i modi possibili. Signora Richmond, vuol ripetere quello che ci ha detto sulla morte di suo marito? Tony, non vogliono credermi. Avanti, diglielo anche tu che è morto a bordo. È così? Gliel'ho già detto. Vuol ripeterlo, per favore? Mio zio era vivo quando siamo arrivati a casa. Ma sei impazzito? Non ho più visto la signora da prima che accadesse questa cosa tremenda. E vorrei parlarle da solo per qualche minuto. Va bene. Comunque non ho altre domande da rivolgere alla signora Richmond, per il momento. Ma Tony, non ti rendi conto? Charles è stato assassinato. Tu hai detto che era vivo quando l'abbiamo portato a casa, ora penseranno... Ma eravamo d'accordo, no? Non sapevo che tu avessi detto il contrario e non potevo smentirmi in 5 minuti. Poi perché l'hai fatto entrare in camera? Credevo che fosse il dottore che dovevi mandare. Perché non mi hai telefonato? Sono stata quasi per impazzire nell'attesa. Cosa posso dir loro adesso? Come giustifico il fatto di averlo portato qui? Diremo esattamente quello che è successo. Che cosa vuoi dire? Che dovevamo riuscire a convincere tutti che era ancora vivo. Perché tu dovevi aspettare che io registrassi il testamento. Ad ogni modo, non dire altro finché non parleremo con gli avvocati. Ma asseriscono che Charles è stato avvelenato e credono che sia stata io. Questo è assurdo. Tu avevi ogni motivo per volerlo in vita. Chi l'ha ucciso, Tony?
Chi può essere stato? Chi lo ha ucciso? Lo scopriranno, sta tranquilla. Tu di la verità, non hai nulla da temere. E ricordati, io ti sarò vicino. Prenderò un avvocato per conto della signora Richmond. È nei suoi diritti. Signora Richmond, devo chiederle di non lasciare questa casa. Cosa? Intende arrestarla? No, ma nel suo interesse sarebbe meglio che la signora non si muovesse. Molto bene. Dirò all'avvocato di venire qui. Thomas? Sì, signore. Voglio farti una domanda. Ho letto la deposizione che hai fatto al sergente Peters. Sei proprio sicuro che il signor Richmond fosse vivo quando l'hai spinto fino a terra? Sì, signore, sicurissimo. Ti ha parlato, forse? No, signore, non stava bene. A te non dispiace che sia morto? Tu e tuo fratello odiavate quell'uomo, non è vero? Non era gentile. Sì, lo so. Non vuoi aggiungere nulla alla tua deposizione? No, signore. Grazie. Che cosa può dirmi dei rapporti tra il signore e la signora Richmond prima che si sposassero? Lei lo odiava. Lo odiava, è una parola grossa. E come dimostrava questo odio? Lo insultava davanti a noi, lo rimproverava. Davanti all'equipaggio? Parecchie volte. Poi se ne andò a terra, lo abbandonò. Ma poi tornò. Questo non si direbbe odio. Il signor Richmond la riportò a bordo, pagando caro, direi. Promettendole di sposarla? Forse. E dopo che furono sposati? Lei sembrava affezionata, ma io sapevo che fingeva. Come faceva a saperlo? Lo capii vedendola con Anthony Richmond una volta. Che cosa facevano? Lei lo stava abbracciando. Si stavano abbracciando, vuol dire? Da quello che vidi, lui era un po' imbarazzato. Era lei che lo invitava. Gli dava proprio la caccia. Capisco. Dove suona questo? Nei locali di servizio, ma non c'è nessuno. Desidera qualcosa? No, ma... Lei ha firmato come testimone l'ultimo testamento, vero? Infatti. Quali furono le reazioni di Anthony Richmond? Non ero d'accordo per quel che riguardava la signora Richmond. Disse al signor Richmond di non fidarsi di lei. Grazie. Non mi piacerebbe farle da avvocato difensore. Lei dice di aver portato a terra il cadavere di suo marito, signora Richmond, fingendo che fosse ancora vivo. Perché lo avrebbe fatto? Mio marito aveva fatto testamento a Maiorca, lasciandomi tutto il suo patrimonio. Sapevo che doveva essere registrato a Londra perché fosse valido. E volevo che tutti pensassero che lui fosse ancora vivo fino a registrazione avvenuta. Lo so che è una cosa meschina, cattiva, ma purtroppo... È così. Sto dicendo la verità. L'ho portato a terra e poi qui a casa. Tutti dicono che era ancora vivo quando arrivò a casa. I domestici, lo chauffeur. Certo, dovevano credere questo, non capite? Forse io sì, signora Richmond. Ma la polizia ritiene che lei mente. Non sto mentendo. Perché dovrei inventare una simile storia? Forse per questo motivo. Se suo marito fosse morto sullo yacht, molti potrebbero averlo ucciso. In questa casa, soltanto lei. Ma lui è morto sullo yacht. Lei è il mio avvocato. Perché non mi crede? Per il suo bene devo guardare le cose da ogni lato. Questa storia del testamento, ha detto anche questo alla polizia? No, io non ho detto niente del testamento. Non ancora. Non lo farei se fossi lei. Perché no? Secondo la legge inglese un testamento non deve essere registrato per essere valido. Cosa? Deve soltanto essere controfirmato da due persone ed è stato fatto proprio così a Maiorca. Il testamento era valido sino da quel momento. Oh, ma è impossibile. No, non posso crederlo. No, no, non è possibile. Ci deve essere qualche spiegazione. Devo aver capito male. Ma no, lui mi disse che andava a Londra per registrarlo. Mi disse così.
signora Richmond è nello studio con gli avvocati. Buonasera. 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 Allora mi hai mentito sul testamento. Perché? Il testamento? Chi ha parlato del testamento? Questi sono i miei avvocati. Sono qui per aiutarmi. Di loro la verità. Dirò tutto quello che vuoi appena saprò che cos'è. Che cosa vuoi che dica? Che cosa voglio? Avevi progettato tutto dal principio, diglielo. Progettato? Progettato cosa? Non hai più bisogno di fingere. Racconta come mi hai scelta, come hai fatto in modo che io sposassi Charles. Io ero contrario al matrimonio sin dal principio. Sì, è vero, faceva parte del piano perché mi desiderasse di più. Di quale piano parla, signora Richmond? Per avere il suo patrimonio. Vede, avvocato, lui voleva che io lo sposassi perché poi avrebbe cambiato il testamento in mio favore. E perché avrebbe voluto questo? Avrei dovuto dargli 1 milione di sterline quando avessi ereditato il denaro. Ti ricordi, Tony? È assurdo, io ero contrario a che cambiasse il testamento. Bugiardo, è vero, glielo giuro. È per questo che lei ha ucciso suo marito? Non l'ho ucciso, non l'ho ucciso. È morto a bordo. È stato lui a farmelo portare a casa, a farmi fingere che fosse vivo. Io non volevo, mi ha obbligata lui. E perché lo avrebbe fatto? Per dargli il tempo di registrare il testamento. Un testamento non ha bisogno di essere registrato. Io non lo sapevo questo, non lo sapevo. Tu lo sai bene che è morto a bordo. Allora perché non glielo dici? Ma come posso fare a dire questo se tutti sanno che era vivo quando è arrivato a casa? Io stesso gli ho acceso una sigaretta in macchina. Tu sei stato tu. Tu hai ucciso Charles. Ora so la verità! La verità! Voglio dirvi la verità! È stato lui! Lui ha ucciso Charles! È stato lui! Lui! È stato lui, credetemi! Lui! Lui! Signora Richmond, devo dirle che ho per lei un mandato di arresto per l'assassinio di suo marito Charles Richmond. È mio dovere avvertirla che qualsiasi cosa lei dirà ora potrà essere usata contro di lei. Sostenere che io fossi complice di un complotto per farle sposare mio zio è completamente assurdo. Io l'ho misi spesso in guardia contro di lei. Così mi dicono. Ma lei mi ha detto nel primo colloquio che i suoi rapporti con la signora Richmond erano del tutto normali. Questo non è proprio vero, eh? La signora dimostrava infatti di essere attirata da lei. Perché non me lo ha detto? Ecco, io non volevo che si sapesse. Dio sa se era abbastanza nei guai. Mi dicono anche che lei non ricambiava i suoi sentimenti. Perché no? È una donna molto attraente. Sicuro. Ma io lavoravo per mio zio e lei era sua moglie. Capisco. Grazie, signor Richmond. La signora ha chiesto di vederla di nuovo, non so se lei lo voglia, date le circostanze. Ma sì, la vedrò. Mi occuperò io della cosa. Le sono concessi 10 minuti. Ho sentito il dovere di venirti a trovare. È un peccato che sia toccata a te, ma tu eri la persona adatta. Avevi calcolato tutto. Dalla prima volta che ci siamo visti. Beh, da molto tempo prima, in realtà. Tu eri la persona che cercavo tutto qui. A Richmond piaceva usare il prossimo. E io ho usato lui. E te. Sei stato tu. Non vedevi l'ora di avere i suoi soldi. Lo hai ucciso per questo. Non ti so dire il piacere che ho provato. Pazzo. Non c'era bisogno di farlo. Non vedevi quello che provavo per te. Io credevo in te. Un giorno ti avrei dato tutto, tutto quello che avevo. E tu pensi che io mi sarei fidato? No, di nessuna donna. Vedevo come ti attaccavi a lui, proprio come mia madre. Come una devota cagna in amore. Io invece mi sono fidata.
Certo, ti avevo offerto una delle più grosse fortune del mondo. Ma credevi sul serio che te l'avrei lasciata così facilmente? Non mi interessa più quel denaro oramai. Adesso lo so. Vuoi tenertelo? Prendilo. Prendilo tutto, te lo meriti. Tanto lo avrò comunque. Non lo sapevi? Quando verrai condannata, il patrimonio Richmond andrà al parente più prossimo. A me. Ah, è così. Ma tu sei pazzo. Ne sono convinta ora. Sei pazzo. No, Maria. Ci vuole una persona sanissima per architettare un piano così perfetto. E questo piano è perfetto. Tu vuoi vedermi morire. Tu vuoi vedermi morire. Assassino. Quante vite vuoi ancora distruggere? Non te la caverai così facilmente. No, no. Loro mi crederanno. Devono credermi. Devono credermi. Maledetto, maledetto. Maledetto, maledetto. Maledetto. Mi occupo io di lei. Lasciami stare. Vattene via, vattene! Vuole vedere. Non ho molto da aggiungere, signore e signori della giuria. Secondo la mia opinione, molto dipende dal fatto che voi crediate o meno alla storia piuttosto pittoresca dell'imputata, secondo la quale il marito era già morto a bordo dello yacht e che poi, per quello che lei riteneva fosse una necessaria formalità relativa al testamento, ne avrebbe trasportato il cadavere sino a casa. Ma è vero? Oppure l'imputata ha inventato questa storia per trarne vantaggio? Voi avete ascoltato le affermazioni di molti testi che il signor Richmond era ancora vivo quando arrivò a casa. Da quel momento, fino a quando il signor Richmond non venne trovato morto nella sua sedia dall'ispettore Lomer, la signora Richmond rimase sola con suo marito. Quindi, se voi ritenete per dimostrato che il signor Richmond fosse ancora vivo quando raggiunse la casa, voi dovrete pensare che l'unica conclusione possibile è che egli sia stato assassinato dall'imputata. Disgraziatamente la perizia medica non può illuminarvi. Dato il lungo lasso di tempo intercorso dopo la morte, non è stato possibile stabilire con precisione il momento esatto in cui essa avvenne. Comunque, si è potuto stabilire che la morte è intervenuta nella giornata del suo arrivo a Foxhurst. L'autopsia ha dimostrato che la cena apparentemente consumata dal signore e dalla signora Richmond quella sera non era in effetti stata consumata dalla vittima. Voi dovrete pertanto decidere in tutta coscienza quale versione ritenete risponda a verità. Nel raggiungere il vostro verdetto devo avvertirvi di tenere presenti soltanto le prove e le deposizioni presentate davanti a questa corte. Vi invito ora ad assolvere il vostro solenne incarico. Abbiamo sentito la radio, signore. Purtroppo è quello che ci aspettavamo. Sì, Baines.
Che diavolo succede? Tu che ci fai? Mi sta aiutando, signor Richmond. La sta aiutando? Il processo è finito. Ci sono delle nuove prove. Davvero? Quali prove? Dopo il verdetto, Thomas è venuto a trovarmi. Egli ora conferma l'asserzione della signora Richmond che suo zio è morto a bordo dello yacht. Questo è assurdo. Tu avevi testimoniato. Non avevo detto la verità, signore. Era morto. Io vidi la signora Richmond in coperta. Allora entrai nella cabina per tirare le tende. E lo trovai morto. Credetti lo avesse ucciso la signora? È chiaro che sta mentendo per cercare di salvarla. E sappiamo il perché. E cioè, signor Richmond? Il ragazzo è innamorato di lei. Mentirebbe pur di salvarla. Ha mentito, infatti. Fino ad ora. Vuol dire che quando lo portammo a casa, il vecchio era morto sul serio. Lei dovrebbe saperlo. Non gli ha forse acceso una sigaretta? Io? No, io accesi in un certo senso... Nemmeno lei ha detto il vero, signor Richmond. È così? La corte ha accettato la mia deposizione. Sì, infatti. Ma ora abbiamo un nuovo test. Thomas, uno spergiuro confesso. Non Thomas, sua zia. Thomas nascose questo per i motivi che lei ha detto prima. Io credevo che accusasse la signora. Credevo che parlasse della signora Richmond. Poi ho sentito tutte quelle bugie in tribunale. E il campanello. Non mi sente nessuno. Hai tolto il contatto. Ora capisco il tuo gioco. Credi che non possa chiamare nessuno. Dirlo a nessuno. Ma io registro. Registro. Oddio. Sento che sto per morire. Il veleno. Tu mi hai avvelenato. Ma io registro. Tu mi hai avvelenato. Il nastro non è importante, signor Richmond. Solo bugie. Quali bugie? Che lei entrò in quella cabina dopo che la signora ne era uscita? Che mise il veleno nel sonnifero? Che staccò il campanello perché non potesse chiamare aiuto? Quando Thomas entrò nella cabina quella mattina, trovò suo zio morto con in mano il microfono, con la bobina che girava ancora sul registratore. Thomas sospettò la signora Richmond. Volle ascoltare il nastro e lo fece sparire pensando che suo zio accusasse la moglie. E infatti, è stata lei. Avrebbe potuto essere, se non avessi visto la sua reazione. Ma ora sappiamo chi è stato, vero? Grazie, Thomas.